Ciao, buonasera. A sorpresa proprio così, questa sera siamo tornati, cioè sono tornato da solo. Non so se mi riconoscete, se vi ricordate di me. Ciao, ciao a tutti, ma soprattutto se sapete che cosa sono queste, vero? Perché ormai il 19 marzo si avvicina la festa del papà, San Giuseppe si avvicina. No, vabbè, non è la festa del papà, scusami, San Giuseppe. Si avvicina e quindi va festeggiata come noi sappiamo fare con le zeppole. E questa sera proviamo a farle insieme, due zeppolicchie così. Questa qui l'ho fatta ieri sera al forno, poi ho provato a farle anche fritte. E adesso insieme faremo un po' di cose, ci scambieremo un po' di consigli. Che dite? Bene, allora, prima di tutto apro la diretta sul mio computer, così leggo tutti i commenti che mi inviate, che mi mandate e ci scambiamo insieme dei consigli, perché ovviamente ognuno ha la sua ricetta. Noi abbiamo cercato di trovare una ricetta un po' più antica, diciamo, tradizionale. Infatti c'è lo strutto all'interno invece del burro. Ovviamente io me l'ero fatto il gobbo qua, me l'ero scritta, ma inutilmente perché tanto mi è caduto. Quindi siete già in tanti collegati, che bellezza! Ciao, ciao Ada, mia cugina Ada, Monica, friend, ciao, visto sono tornato, che sorpresa! Allora, iniziamo subito. Ovviamente se avete voi i vostri consigli, i vostri suggerimenti, ditemeli pure perché così li metto subito in atto. Allora, però, inizio subito nel darvi la ricetta. Per fare le nostre zeppole ci serviranno 200 ml di acqua, 30 g di strutto, quindi strutto, non burro, perché molti utilizzano il burro, in questa ricetta c'è lo strutto, 70 g di olio extravergine di oliva, eccolo, e poi 160 grammi di farina. Poi 4 uova intere, sono qua, non le muovo perché faccio un danno. Come accessorio ci servirà una paletta di legno, sac à poche, io utilizzo queste usa e getta, e poi delle punte, ovviamente di sac à poche, vi farò vedere meglio più tardi tutto quanto. Per guarnire ovviamente le amarene e la crema pasticcera. Per la crema pasticcera magari se ci siamo, se ce la facciamo, dopo vi faccio vedere come si fa. Allora, ciao Eva, ciao zia Peppina, ciao a tutti, siete già collegati in tanti, saluti all'Argentina, ciao dalla Calabria, bene. Ok, iniziamo subito. Le metto da parte queste qua. E prendo una pentola, ecco, e nella pentola vado a mettere i 200 ml di acqua. Magari avvicino un po' di più così vedete meglio. Ecco qua. Allora, 200 ml di acqua, poi i 30 grammi di strutto. Olio extravergine d'oliva e basta. E questo qua lo andiamo a mettere sul fuoco e aspettiamo che vada in ebollizione. Vi faccio vedere, sposto qua. Ciao a tutti, leggiamo un po' di commenti nel frattempo. Io ancora non ho messo la farina e non ho messo nemmeno le uova, se ci avete fatto caso. No, Zia Peppina, il nome non l'ha preso. Vedete, la farina ancora non l'ho messa da parte perché la dobbiamo buttare tutti insieme. Però prendo la paletta di legno, me la tengo pronta, comincio a girare un po' perché così lo strutto si ammorbidisce. Andiamo a leggere un po' di commenti.
Da dove state guardando? Ovviamente se la diretta vi piace, condividetela o mandate qualche stellina. Da dove state guardando, voi come le fate soprattutto? Io ho visto molte ricette che prevedevano l'utilizzo del burro, ma a me non piace, quando vedo il burro nelle ricette non mi piace tantissimo, preferisco trovare alternative che abbiano lo strutto, perché anche perché con lo strutto viene tutto quanto un po' più saporito, non so voi, ma io lo preferisco. E questa ricetta l'ho rubata alla mamma di un mio amico Andrea, alla signora Maria, e perché l'anno scorso ho provato a farle, ho provato a fare quelle con il burro, ma non mi piacevano più di tanto. E quindi, visto che lei aveva questa ricetta in cui c'era lo strutto, ho detto vabbè, ok, allora le voglio. Ciao, ciao Giuseppe! Sì, Monica, hai visto che calma e che silenzio? Ecco, qua sta cominciando a bollire. Che calma e che silenzio, quelle tre furie sono in pausa, ma torneranno presto per le ricette di Pasqua. Qua sta per bollire. Qua sta per bollire e nel momento in cui bolle, io abbasso il gas, no? E butto tutta quanta la farina e giro. Giro finché non inizierà ad addensarsi. Diventa la pasta choux praticamente, ma lo sappiamo tutti com'è la pasta choux, però diciamo che quella più conosciuta, la pasta choux più conosciuta ha il burro, sto maledetto burro. Ok, quando inizierà a formarsi una patina potete toglierla, ecco qua, fatto. Questo è il risultato. Questa sorta di gelatina. Sì, Franco, muoviti che fanno, va bene, mi muovo. Ok, quindi questo è pronto, lo metto di qua, mi sposto di qua. Mi sposto di qua. Ecco qua. Avvicino un po' perché vi faccio vedere, perché adesso c'è un passaggio molto importante. Avvicino, ecco qua. Si vede, ditemi se si vede e se si sente bene, perché è inutile che, altrimenti perché devo farvela capire. Quindi, vedete, io ho fatto la prima parte dell'impasto, però è molto caldo, quindi o troviamo il modo per farlo raffreddare velocemente, quindi mettiamo in un altro recipiente e lo allarghiamo, oppure, come ho fatto io, l'ho fatto prima. Dov'è? Eccolo qua. L'ho fatto prima e l'ho fatto raffreddare un po', perché così andremo a inglobare le uova. Questo lo metto da parte. Andremo a inglobare le uova e non si cuoceranno, perché altrimenti le uova si rovinano e si cuociono. Quindi sposto questo qua dentro. Lo apro un attimo. E mo arriva il bello, perché servirà tantissima forza, ma proprio tanta, tanta forza e tanta pazienza, perché ad uno andremo a inserire le uova. Quindi, primo. Ok, inserisco, giro e aspetto che venga inglobato nell'impasto. Serve molta forza. Iorizzo, Federico, arriva, non ti preoccupare che stiamo preparando delle cose fantastiche con mia zia, con le mie zie e mia madre. Preparatevi perché vedrete delle cose stupende. Inseriamo il secondo. Infatti stasera sentite che silenzio c'è, manco il gatto mi calcola stasera. Il secondo uovo.
frattempo mi sa che posso iniziare ad accendere il forno. Io le preferisco, non so voi, ma io le preferisco al forno. Molti le preferiscono fritte, però vi faccio vedere, fritte non mi piacciono. Cioè voi le preferite fritte o al forno? Ecco qua, pure il secondo uovo è inglobato. Vado ad accendere il forno un secondo, aspettate. Il forno a 200 gradi. Quindi, secondo uovo è pure inglobato. No, e il gatto sul tavolo, io Rizzo non posso perché poi ste zeppole le devo portare al lavoro, le devo dare ai miei amici. E quindi, magari dopo, alla fine, se rimanete fino alla fine, quindi il terzo uovo. Se rimanete fino alla fine, forse dopo pulisco tutto, tolgo tutto, metto tutto quanto al sicuro. Ciao Monica, ma tu dov'è che stai? Che non l'ho capito, mi servono cucchiaio. Scusa, poi Monica, puoi passare dopo. Cioè, appena finisco, passi e le prendi. Cioè, visto che stai guardando la diretta, vieni al volo. Ciao Franco da Varese. Ciao Laura, la collega, domani te le porto. Va bene? Ok, quindi. Metto l'ultimo uovo. Ci vuole molta forza, molta forza e molta pazienza. In alternativa, se preferite, potete usare pure lo sbattitore, quelle fruste, quelle ondulate, quelle che... Si blocca. Mi vedete bene o si blocca? Scusate, io qua vedo bene. Controlla la connessione, Eva. Ma scusate, nemmeno una stellina mi avete mandato, però tutta sta fatica per niente. Se vi piace quello che facciamo potete mandare sotto ogni video un po' di stelline, perché ogni stellina ci farà avere da Facebook un centesimo di dollaro. Ok. Quindi direi che è fatto. Vedete? È tutto inglobato bene. Vedete? Eccola, questa è la pasta choux, la nostra pasta choux con lo strutto. Perché nelle ricette antiche si usava lo strutto, perché lo strutto è una cosa, diciamo, più che altro povera. Quindi, aspetta che mi sciacco le mani che mi sono un po' inzunzate. E iniziamo a riempire la sacca. Quindi prendo un bicchiere, prendo una sacca. Queste sono le sacche usa e getta che trovo al supermercato. No, Monica, non, le stelline non sono le stelline emoticon. Cazzaflora si arraggia. Sono le stelline della tastiera. Cioè, scusa, c'è un icona in basso a destra, quello con i soldi praticamente. Allora, tolgo, taglio la punta e per fare la forma delle zeppole vi servirà, vedete, una forma grande a stellina, cioè quella più grande che avete, anzi questa qui è un po' piccola, però diciamo che ce la faremo bastare. C'è Zia Rita collegata, ciao Zia Rita, ciao Andrea da Monza. Beh, queste qui le metto qua, così le vedete qua. Questo è il risultato finale che ho fatto ieri nella prova. Ancora la punta devo tagliarla un po' di più. In teoria non sarebbe questa la punta adatta, però è difficile da trovare. Un'altra po'. Dopo facciamo la crema. Voi come la fate la crema pasticcera? Ciao Chiara, grazie. Allora Chiara, sì, ti ripeto la ricetta. Tra poco la ripeto.
ma dopo la scriveremo e in alternativa, se volete, potete anche trovarla sulla pagina che c'è una vecchia ricetta. Mi servono 2 cucchiai, aspetto. Aspetta un attimo. Vado a riempire la sacca poche e vi ripeto la ricetta. Allora, per fare le nostre zeppole, per la pasta choux, quindi la pasta bignè della zeppola, ci serviranno 200 ml di acqua, 30 g di strutto, poi 70 g di olio extravergine di oliva, poi 160 g di farina e 4 uova. E in pratica, prima scendere, prima mettete a bollire 200 ml di acqua, 30 g di strutto e 70 g di olio. Quando è arrivata a ebollizione, buttate subito tutti insieme i 160 di farina. Fate girate velocemente, energicamente, aspettate qualche minuto, qualche istante, dipende dalla pentola che avete pure. Fino a quando non si formerà una sorta di patina sul fondo. Quando si è formata questa specie di patina, togliete, fate raffreddare, mi raccomando, fate raffreddare e buttate una ad una le 4 uova. Aspettate che le uova si inglobino nell'impasto e poi cioè, praticamente ne mettete una alla volta, inglobate e poi fate chi è? C'è zia Flavia. Ciao zia! Ehi, manager! Ciao zia Flavia! Sei pronta? Perché sta per succedere una cosa stupenda con zia Flavia, zia Elisa e mamma. Ma proprio stupenda, proprio una cosa che non ci potete manco credere, cioè non ci possiamo manco credere noi ancora, però non vi posso dire niente perché è segreto. È segreto, quindi prendo la teglia con la carta forno e inizio a fare le zeppole. Ok? Ditemi se vedete bene. Si vede bene? Ok? Abbasso un po' di più. Ok? Così. Perché questo è un procedimento un po' difficile. E dopo vi spiego perché è un po' difficile, cioè nel senso vi faccio vedere poi il risultato finale, perché la forma, non, non, la forma poi dipende anche da come vi piace, però in base alla punta che avete a disposizione potete fare la forma più grande o più piccola, perché questa punta sembra grande, però è abbastanza piccola e quindi non vengono tanto bene. Però diciamo che per farle così in casa va bene, tanto non le vende a nessuno. Inizio a fare le forme. Devo fare dei cerchi, devo fare 2 giri, facendo un cerchio grande più o meno quanto un bicchiere, più o meno come questo bicchiere, vedete? Mi faccio un cerchio. Non fatevi ingannare da com'è così, perché poi comunque si gonfiano e quindi inizio facendo dei cerchi piccoli, facendo 2 giri, uno sull'altro. Ok, e il primo è fatto. Via! Mamma, come si vede brutta la pelata. E che intanto che ci potevamo fare? La vecchiaia e la genetica sono una bestia. Puntiamo sulla simpatia. Che mo facciamo la crema? Facciamo la crema pasticcera. Quindi uno e due. Ok,
Grazie Monica, grazie Modestina, Modestina Francoforte. Stavi sbagliato, sono emozionato. Era tanto tempo che non facevo una diretta, non mi ricordo più da quanto, cioè sarà stato più di un anno, perché ormai ho lasciato il posto a mia madre e alle mie zie, che sono pure più brave, più simpatiche, però vabbè, ci arrangiamo, cioè proviamo a passare un po' il tempo insieme in maniera allegra, è un pochettino di allegria e di spensieratezza ultimamente ci vuole, no? Due giri. Che state scrivendo? Una fa Laura, Laura la vuole a forma di cuore. Vedi che poi Massimo mi cavalluocchi. Vabbè, facciamo una forma di cuore. Proviamo. Insomma, un buco scorpio. Aspetta che ci vado a ripassare. Ok. Ah, mi sono dimenticato di dirvi, le uova vogliono... Devono essere medie, normali, non grandi, perché altrimenti poi l'impasto vi viene troppo morbido e vi si perde la forma della zeppola. Invece vedete che qua ancora la forma si sta mantenendo. So, io... Sì, ciao, Zia Flavia ha detto bene, ciao ai nostri fans, ha scritto. Beh, a breve io sto cercando di farli piccoli e di farli più vicini possibili, perché così mi finisco sta sacca, altrimenti che dite, provo a farli fritti, questo qui lo faccio lungo qua. Più o meno, è un po' peccato. Sapete che faccio? Li facciamo fritti. Che dite? Perché allora, se li dobbiamo fare fritti, allora questi li metti in forno. Adesso li dobbiamo mettere in forno a 200 gradi fino a quando non si colorano, quindi un paio di minuti, e poi a 180 gradi per un'altra mezz'oretta. Quindi io adesso qui l'ho messo nel forno, quindi che ne so, mettiamo Alexa, imposta il timer a 5 minuti. Sapete che faccio? Li facciamo fritti questi. Prendo la fressura, un secondo, li facciamo fritti, perché ci stanno alcuni, perché oggi sulla posta qualcuno mi ha scritto dicendomi che li vuole fritti. Che devono essere fritte le zeppole. Va bene, beh, accontentati. Accontentati. Quindi, aspetta che verso l'olio, sto facendo tutto quanto così all'improvviso. E un paio, ma giusto un paio, li facciamo fritti. Vediamo che ne esce. Ok? Perché poi prepariamo pure la crema. Quindi mi sono fatto prima dei quadratini di carta forno, e sui quadratini di carta forno vado a fare la forma. C'è Orlandino che è impazzito. Mo' si avvererà il sogno di Federico, camisaglia su tavolo. Ok, questa è una. Mi sa che ne erano proprio due. Spreco olio per niente, peccato. Vabbè, dopo ne faccio. Ah, dopo ci stanno quelle, friggo le altre.
Questa è venuta un po' sgorbia, va bene. No, non ve la rubo la scena, tranquille, tranquille, anzi sbrigatevi, sbrighiamoci a fare qualcos'altro insieme. Non già la faccio più. Va bene, mi sa che qua ho fatto un guaio perché l'olio è troppo, la padella è piccola. Qua io c'ho il... Sapete che faccio? Forse per farlo prima dite che si... Allora, c'è il termometro. Il termometro. Termometro. Vediamo a quant'è. Ma secondo me è proprio... Uff, 24 gradi. Però sapete che possiamo fare nel frattempo? Così ottimizziamo i tempi. Iniziamo a fare la crema pasticcera. Che dite? Sì, mi è piaciuta l'idea. Quindi prendo un pentolino e ci metto all'interno mezzo litro di latte. Mezzo litro di latte e poi scorza di limone, devo prendere il coltello, un secondo. Ci metto scorza di limone, l'ho già lavato prima il limone, tranquilli. Basta. Basta. Scorza di limone. Questo lo metto qua perché lo utilizzo più tardi. E vediamo l'olio a che punto è. 29, 33, 37. Voi che dite nel frattempo secondo? Sì, Monica, infatti mi sa che 70, 72, 74. 80 deve essere a 180 gradi. Siamo a 100. Sapete che facciano? 100, 108, 110. Sì, diciamo che ci siamo quasi, stiamo per friggerli, perché così facciamo contenti anche quelli che hanno scritto, perché mi hanno un po' una persona, soprattutto mi ha un po' cazziato in privato. Orlandi, calmo. Alexa, stop. Alexa, imposta il timer a 10 minuti perché si devono colorare lì. Quindi 120, ok. Secondo che fra poco li caliamo. Sì, ancora qui si devono, nel forno, ancora le zeppole si devono colorare. Una volta che si sono colorate le zeppole, abbassate la temperatura a 180 gradi per 30 minuti. Dopodiché fate fare 10 minuti a forno semiaperto. Vediamo se l'olio è buono. Mi sa che ci siamo quasi. Sì. Caliamo. Allora, li caliamo testa in giù. Ecco, li caliamo testa in giù. Poi ci procuriamo una pinzetta e aspettiamo che si stacchi. Vabbè. Ne mettiamo un altro. Questo qui è un po' sgorbio. Così facciamo contenti tutti, le facciamo sia, le abbiamo fatte, le facciamo sia fritte che al forno. Mi prendo un coso qua, un tovagliolo. Vediamo se la carta si può staccare. No, ancora no. Sì. Ecco, la prima carta, il primo foglio si è staccato.
anche il secondo. Vanno fritte testa in giù all'inizio. Abbassate verso sopra. Quando, se vedete che non si stacca la carta, tirate verso giù perché così ci va l'olio. Che state scrivendo? Grazie Marianna. Marianna, grazie mille. Se vi piace la diretta ovviamente mandate stelline. Ancora non ho visto nemmeno una stellina. Questa è venuta bellissima, questa fritta. Questa è venuta proprio bellissima. Ecco qua, pure questo è staccato. Ciao zia Elisa! Orlandino. C'è Orlandino che è agitato. Orlandino vuole uscire. Grazie zia Fla, guarda come sono venute belle! Guarda che belle! Sono venute belle, più belle stasera che ieri. Orlandino. C'è Orlandino, l'ho sentito urlare Orlandino. Allora. Ci siamo quasi, eh? Quando sono belle colorate, belle dorate, le togliamo. Mi raccomando, l'olio di semi di girasole deve essere proprio molto abbondante, ci devono galleggiare dentro. C'è una che è venuta stupenda, una che sembra finta. Dopo le riempiamo con la crema, eh. Vi dico un altro segreto riguardo alla crema. Mi raccomando, quando appena la fate, appena viene addensata, la cottura si deve fermare proprio immediatamente. Quindi per fermare immediatamente la cottura dovete preparare prima una bacinella di metallo e la dovete mettere nel freezer. La mettete nel freezer, io l'ho messa prima, così appena è pronta la crema la mettete dentro e si raffredda subito, così fermate la cottura, che altrimenti si ferma la cottura, si continua la cottura e si rovina. Controllo il forno un secondo. Le zeppole stanno venendo, ovviamente stanno venendo magnifiche, stanno venendo molto bene, quindi queste fritte sono già fatte secondo me. Vedete, sono belle colorate, dorate. Tolgo la prima, la faccio scolare. Guardate, questa è la prima. Voi le preferite fritte o al forno? Io sinceramente le preferisco al forno perché fritte sono un po' pesanti. Mentre al forno sono più leggere e prendono meglio il sapore della crema. Voi che dite? Che questo è fatto. E via. L'olio lo chiudo. Queste sono le zeppoline fritte. Vedete? Guardate che bella questa. Sì, meglio al forno. Le ho fatte pure al forno, quindi fra poco vi farò vedere pure quelle lì. Orlandi, esci. Aspetta, un attimo che caccio il gatto che è impazzito. Esci, via. Perché sennò mi sale sul tavolo, sulle cose. È un problema. Allora, quindi, l'olio l'ho chiuso, lo faccio raffreddare. È molto pericoloso, quindi attenzione. Paura. Lo metto qua perché adesso facciamo la crema. Quindi per la crema ci servirà mezzo litro di latte, scorza di limone, poi aroma di vaniglia e li portiamo a ebollizione. Nel frattempo che vanno a ebollizione, in un altro pentolino, eccolo qua, in quest'altro pentolino mettiamo
Quindi io nel frattempo accendo il fuoco con il latte. Nell'altro pentolino ci mettiamo, che ce l'ho qui, ci mettiamo 50 grammi di amido di mais, eccolo, e 130 grammi di zucchero semolato normale. Poi prendiamo 4 uova e di queste 4 uova utilizzeremo, dove, come che è scritto qua, 3 tuorli e un uovo intero, quindi 4 uova. Quindi di 4 uova prendiamo 3 tuorli, quindi ma devo fare attenzione, li separo così li utilizzo dopo. Quindi 3 tuorli, 1. Due, ecco, guaio. Tre tuorli e uno intero. Questo me lo metto da parte perché lo utilizzo per altre cose. Questo lo butto, mi sciacquo le mani. Che state scrivendo? Un attimo che venga a leggere. Allora, la vaniglia. La vaniglia, allora, mo non mi gridate, non mi gridate, ma io prendo questo in polvere. Questo in polvere che è pure molto buono. La mettiamo nel latte. Potete prendere o la bacca oppure quello che volete voi. Io prendo questo. Aspetta che caccio sta cosa. C'è un po' troppo. Questo composto lo giro in un pentolino, in un altro pentolino. Nel frattempo che quello inizia a bollire, quindi lo girate bene bene, mi raccomando, non fate fare grumi. Via là, e quanti cuoricini! Tanti cuoricini ci mandano, però nessuno manda stelline, purtroppo. Vabbè, magari possiamo capire, posso capire perché la situazione economica è un po' difficile. No, un centesimo. Alexa, stop, va a controllare il forno. Il forno ancora non si sono colorati, facciamo aspettare altri 5 minuti, ma sono veramente, ma veramente bellissime, sono più belle di quelle di ieri. Giuro, sono più belle di quelle di ieri. Quindi continuo a girare qua, giro bene bene per... Ha fatto un po' di grumi, quindi cerco di fare attenzione. Mi prendo una forchetta perché mi servirà per togliere il limone qua. Giro, giro, giro questo composto, che poi questo qui lo andremo a mettere all'interno del... all'interno di sta cosa, insomma, il latte. Oh, 200 stelline, aspetta, che ci ha mandato 200 stelline, 200 stelline. Aspetta, chi è stata? Giuliana, grazie mille. Grazie. Qua sta quasi, vedi, hai fatto quasi mettere a bollire il latte. Grazie Giuliana. Giro un pochino. Ok, dai, possiamo toglierlo. Possiamo toglierlo anche perché sta pentola fa un po' schifo e quindi si sta un po' attaccando. Quindi togliamo subito e versiamo il latte. Sì, si sta attaccando e si sta bruciando la pentola, quindi è meglio se lo tolgo. Buttiamo il latte piano piano qui dentro.
piano piano lo facciamo inglobare. Ok. Rimettiamo sul fuoco. Mi raccomando, utilizzate pentole buone perché qua, mo vi faccio vedere, il fuoco deve essere bassino. Non deve essere tanto alto perché altrimenti rischia di attaccarsi. Però vedete voi, regolatevi un po'. Ha un profumo micidiale questa cosa. Nel caso della crema, io ho utilizzato le uova grandi, grandissime, non ho utilizzato uova piccole, perché così viene più giallo, più buona la crema. Guardate qui che cosa è successo. Guardate, è tutta attaccata, tutta rovinata, quindi fate attenzione quando utilizzate le pentole. Utilizzate pentole buone, antiaderenti e adatte. Quella era sottile, però per il momento avevo soltanto questa. Nel frattempo si sta già addensando. Qui ci metto un po' di acqua perché se no non la caccio più. Qua si sta addensando. Vado a controllare al volo il fuoco. Sì, ciao. Si sono colorate? Sì, si sono colorate. Quindi adesso le abbasso a 180 gradi, facciamo 20 minuti. Alexa, imposta il timer a 20 minuti. Ok, 20 minuti. Quelle zeppole sono venute stupende. Ciao Armanda da Cosenza. Sono venute veramente molto belle. Aspettate fino alla fine perché fra poco ve le faremo vedere. Cioè ve le farò vedere, sono da solo. Plurale. Sono venute proprio belle, belle, belle alte, belle alte. Allora, sì, è Zilisa? Zilisa sei tu. Fra poco vi rileggo la ricetta, tranquille. La leggo adesso, praticamente. E per la ricetta della pasta delle zeppole ci servirà. Ciao da Toronto, Rita, ciao. Si sta addensando qui, quindi mi raccomando, quando cominciate a sentire che si addensa, abbassate il fuoco, altrimenti bruciate tutto, è un casino. Allora, per la pasta choux delle zeppole ci serviranno 200 ml di acqua, 30 g di zucchero di strutto, 200 di acqua, 30 di strutto, 70 di olio di extravergine di oliva, 160 g di farina e 4 uova intere. Fate prima bollire, fate riportare a bollire, qua si sta addensando, portate a ebollizione prima lo strutto, l'olio e l'acqua, buttate tutte insieme la farina, mescolate energicamente per qualche istante, ecco i gatti stanno litigando fuori, sentite? Mescolate energicamente e poi fate raffreddare e mettete le 4 uova, una ad uno. Piano piano, ecco qua. Scusate, stanno litigando i gatti. Che mi avete venire a me. Ecco, qua è pronta. Quindi prendo la ciotola che ho messo prima nel freezer, la ciotola che è congelata. Butto subito. Qua vedo di farla allargare. L'allargo e anzi, se voglio fare una cosa ancora più buona, prendo una ciotola di acqua. Una ciotola d'acqua e metto a bagnomaria la crema. Ok.
Non so, buona. Sì, è buona. Adesso, per non farla asciugare e non farla rovinare, attacco sopra pellicola per alimenti. Mi raccomando, quella che trovate dalla mia amica Monica alla Lidl. Mi raccomando, deve essere adatta a caldo e freddo, quindi deve essere resistente al calore. C'è scritto sulla confezione. Mi raccomando, perché altrimenti vi si scioglie sopra, sopra la crema. Ecco, quindi la pellicola la attacco alla crema e aspettiamo che si raffredda. Però, visto che dobbiamo aspettare, noi non abbiamo il tempo ad aspettare. E adesso, Monica, visto? Bravo. quindi, io vi faccio vedere. Allora, a parte che riempiamo queste. Ne ho fatte... Dov'è? A dove le ho messe? Non mi ricordo più dove l'ho messo. Ho fatto la crema ieri. Sì, è nel frigo. Perché ieri ho fatto la crema, l'ho messa un po' da parte, poi ho fatto altre zeppole ieri, le ho messe un po' da parte, perché così nel frattempo che si cuociono quelle che abbiamo fatto adesso, vi faccio vedere come si riempiono. Vedete, questa è la crema, questa è la crema, faccio un po' di pulizia. Questo è il risultato finale, che non ci serve. Queste sono quelle fatte adesso, sono abbastanza fredde. Ok, quindi queste sono le zeppole che ho fatto ieri. Qualcuno l'avevo già cominciato a tagliare, però nel senso non... Queste, quelle di stasera sono venute più belle, queste sono quelle di ieri. Vi faccio vedere, io le taglio, prendo un coltello. Queste di adesso sono venute stupende, sono venute bellissime. Quindi prendo l'altra sacca a poche. Ciao da San Lucido, che bello. Sono stato a San Lucido l'altro giorno. Allora, taglio la punta, metto l'altra punta decorativa a stellina. Vedete, una stella un po' più piccola. Hai fatto un fissa casino, questa la conservo per dopo, perché ho fatto il buco troppo grande, però mi servirà più tardi per fare le altre zeppolicchie. Che ora è? Che ora è? No, un altro poco. Ecco qua, bicchiere. E metto la crema, prendo due cucchiaini, nel forno ci sono le zeppole che stanno cucinando, stanno cuocendo, queste li metto per dopo e qua dentro metto la crema. Ci sta Zia Elisa e Zia Flavia nei commenti che stanno rispondendo a tutti. Brave. Fra poco inizieremo a fare altre dirette con Zia Flavia e Zia Elisa. Settimana prossima magari, vediamo. Se avete qualche richiesta da fare, fatela. Di cosa volete vedere preparato in diretta, dateci un po' di consigli, un po' di suggerimenti su cosa poter fare. Così noi le prepariamo. Ecco qua, ho fatto un bordello caduto. Ok, a posto. Queste le ho già tagliate in due ieri,
taglio in due tutte quante le altre, così me le trovo. Fate molta attenzione perché sono, sentite come sono belle friabili. Ok. Queste sono state fatte ieri, sono ancora belle. Sono belli in questo modo. Poi ovviamente con la crema un poco poco si sponzano e diventano più saporite. Queste sono un po' più basse rispetto a quelle che ho fatto stasera. Quelle che ho fatto stasera sono molte molto alte e molto belle. Ve le farò vedere fra poco. Finisco di tagliare le ultime. I cuculi? Ok Rita, fra poco facciamo i cuculi. Ok, iniziamo a farcire. Va bene, uso sempre questo coso, dai, quanto siamo tra di noi. Quindi apro la prima. La pastiera. Zelisa dice la pastiera. Metto la crema. Ok. Poi qua ci metto. Per il momento ce ne metto una lacrima. Poi vediamo se me ne basta di crema. Ce ne aggiungo altra dopo. Perché lì ci mettiamo l'amarena. Un giro di crema. Non giro l'icchio qua. Alexa, quanto manca al timer? Al timer da 20 minuti rimangono 9 minuti. Ah, ok. Abbiamo quasi finito. Ok. Fra 10 minuti escono quelle lì. Cioè, più o meno, diciamo, 20 minuti. Mi sa che non ce la facciamo, quindi ve le farò vedere nelle storie, vi farò vedere nelle storie il risultato finale. Ok, vabbè, un giro qua ce l'ho. No, facciamo queste fritte. Vediamo, tagliamo queste fritte. Guardate come è alveolata qua. Questa è quella fritta. La mia Alexa ha risposto pure, bene. Tagliamo queste fritte. Raga, che ora è? Mamma mia, c'ho ancora un sacco di altre zeppole da fare. Domani porto zeppole a tutti. Domani zeppole per tutti.
mettiamolo pure qua in cerchio un po'. Che state scrivendo? Dov'è Andrea? Andrea non lo so dov'è, è in giro, è uscito, ma l'ha stato solo. Ok, ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Per poco. Per pochissimo. Ah, sì, dai. Adesso ci mettiamo l'amarena. Amarena. Dov'è? Amarena. Amarena e dopo facciamo una spolverata di zucchero a velo. Quindi una qua. Una qua. Una qua. E una qua. Eccole, queste sono le fritte. Aspetta, lo zucchero a velo manca. Dov'è lo zucchero a velo? Oh no, mi è caduto accento. Poi ovviamente vi potete sbizzarrire come volete voi nel mettere lo zucchero, nel mettere l'amarena, e potete anche farle diversamente. E queste sono finite, sono quelle fritte. Ecco. Guardate che bella, sapete che faccio? Mo. Giulia, non guardare, la mia istruttrice. Sono buone. Bravo. Bene. Alexa, quanto manca al timer? Al tuo timer da 20 minuti rimangono 4 minuti. No, mi sa che non ce la facciamo a farle. Vabbè, guardatele nelle storie dopo. No, sa che lo metto qua. Ecco. Guardate le storie dopo e vedete il risultato finale di quello che abbiamo fatto questa sera insieme. Facciamo una cosa, liberiamo il piatto qua, anzi no, aspetto. Risponde la tua Alexa. Mettiamole qua, queste piccole. Qua mi è caduta l'amarena. Eccole qua. Queste sono le nostre zeppolicchie. Ciao Zeli. Allora, grazie a tutti per aver visto la ricetta, adesso facciamo così, alla fine lo inserisco nella, inserisco la ricetta nella didascalia, in più vi metto il link della, di una diretta che abbiamo fatto tempo fa, in cui
c'era il, vi faccio vedere, in cui c'era, in cui faccio vedere le zeppole. Qui vi faccio vedere, vediamo se si gira. Guardate qua che belle, guardate come sono belle alte queste qui. Queste sono le zeppole che abbiamo fatto stasera, adesso in diretta. E vabbè, guardatele nelle storie perché non facciamo in tempo a farle vedere. E quindi ci vediamo, noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per le stelline, per aver visto la diretta. E potete continuare a condividere la diretta e niente, seguiteci. Grazie, ciao, buona serata.